Te che per le opere d'arte l'Italia è un'eccellenza anche in questo. La teca che contiene e protegge la Gioconda l'hanno realizzata loro, un'azienda di Trezzano sul Naviglio con 50 dipendenti, nata come vetreria che negli anni si è trasformata in un'eccellenza del Made in Italy, richiesta in tutto il mondo. Dai loro laboratori escono teche avveniristiche, in grado di percepire il livello di conservazione dell'opera d'arte, il grado di umidità per esempio, ma anche eventuali minacce esterne come l'eccessiva vicinanza di un visitatore. Qualche esempio, le 40 teche realizzate per il British Museum sono formate da 22.000 componenti diversi, una forma di artigianato ad altissimo contenuto tecnologico che neanche la crisi sanitaria è riuscita a fermare. Molte città, molti musei nel mondo hanno approfittato di questa fase per rimettersi a posto. Oggetti all'apparenza semplici eppure altamente tecnologici. Devono essere invisibili ma anche molto resistenti per proteggere da ladri, vandali e scosse sismiche. Tant'è che quando Buckingham Palace chiese di realizzare la teca per i gioielli della corona nella Torre di Londra, i servizi segreti inglesi la testarono con l'esplosione di una bomba e le commesse arrivavano da ogni angolo del pianeta. Il segreto è proprio nella realizzazione. Non ci sono teche standard, ognuna è pensata per il museo che l'ha commissionata e possono essere destinate anche a conservare oggetti particolari, come la tuta indossata da Neil Armstrong sulla Luna. Noi siamo capaci di affrontare le sfide che ci vengono proposte in giro per il mondo per questa intelligenza radicata e diffusa che c'è nel nostro paese.